e ci incantano le ore di certe nostre sere, e sanno di partenza, di tramonto e di sorvolare lento, 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 ma noi che le sappiamo prigioniere non le possiamo liberare, come le onde dal mare, come le stelle dal mare, come le onde dal mare. Non sono davanti al mare, sono qui davanti alla pieve. Si dice che Gesù uscì di casa e si sedette in riva al mare. Gesù entra nei luoghi della quotidianità, mare, casa, strada, sta all'aria aperta e entra nei luoghi dell'intimità. Gesù si siede davanti al mare e ci chiede di avere il coraggio di guardarci dentro, guardarci negli occhi e sostenere il nostro sguardo. Noi possiamo illudere tutto il mondo nel corso della nostra vita, ma il punto è se sappiamo sostenere il nostro sguardo, quello degli altri e quello di Dio. Lasciamo un po' di silenzio per avere questo coraggio di sostenere il nostro sguardo e lo sguardo di Dio. Tu, Dio, in silenzio, cammini accanto a me e mi insegni ad ascoltare, a guardare, ad attendere, a cercare di capire. Mi chiedi il coraggio di aprire gli occhi e guardarmi intorno e vedere che lentamente solleva il mare le sue onde, che lentamente arrossa il bosco nella gola, che lentamente la verità si svela, che qualcosa di nuovo avvenga, che il tempo si apra, che il cuore si apra, che le porte si aprano, che la roccia si apra, liberando la sorgente. Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra, germogliò subito perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò. Un'altra parte cadde sui rovi e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi, ascolti. Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e l'accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radice ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione, una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce il 100, il 60, il 30 per uno. Queste parole del Vangelo non devono essere solo capite con la testa, ma bisogna lasciarle entrare dentro di noi. Sono parole che contengono una carica di energia esplosiva, proprio come il seme che fa nascere la pianta. Gesù parla in parabole. Le parabole sono il modo di raccontare di Dio e della vita senza aver bisogno di definire o di dire tutto.
non dice così e basta, ma è come un seminatore, è come un chicco di grano, è come una rete, è come una perla. Come a dire è così, ma è anche altro. C'è un abisso fra il definire gelido e il raccontare appassionato la vita. Dobbiamo tornare a parlare di Dio in parabole, in poesia, come faceva Gesù. La differenza fra dire Dio è l'essere perfettissimo e il dire Dio è come un padre che amava due figli, uno prodigo e l'altro che sta chiuso geloso in casa. Gesù sa che di Dio non si può parlare che con tremore e per accenni. Gesù guardava il seminatore e quel suo gesto di gettare il seme su tutto senza misura ci vedeva qualcosa di Dio. La parabola racconta di un contadino che ha fiducia nel frutto. Il piccolo seme avrà il sopravvento contro tutti i rovi, le spine, i sassi, i passanti. Importante è seminare. Il risultato è già contenuto nell'inizio. Nel primo terreno gli uccelli e il maligno rubano il seme e lo distruggono. Il terreno sassoso, lì ci nasce qualcosa, ma la fatica che fa a nascere è tanta. In mezzo alle spine il seme viene soffocato. Nel terreno buono nascerà il 100, il 60, il 30, quello che il seme riesce a poter dare. La fortezza è nella resistenza e nella pazienza. Posa un ragno sul muro, immaginarsi un fiore. Posa il fiore più scuro, spendere dentro me. Posa il buio insicuro, illuminarti il cuore. Posa tutto l'amore, immaginarsi in te. Dio leggero, come il vento senza patria. Ti levi nella notte degli uomini come amante in cerca del cuore dell'amato. Tu che cammini sulle acque sapendo che la danza mette in fuga la paura. Rendici leggeri verso un ignoto volo. Leggeri con la forza del seme che fa crescere il frutto e poi si appoggia alla vita quando la vita si fa povera. È bello quando si arriva alla naturalezza di Gesù che apriva le porte dei cuori spontaneamente, senza forzature, come si aprono i petali dei fiori. Io ogni mattina chiedo a Dio due cose. La prima è di rimanere piccolo. La seconda vorrei avere gli occhi di Dio. Vi auguro di rimanere umili, piccoli, e vi auguro di arrivare ad avere gli occhi di Dio. E allora possa la via crescere con voi, il vento essere alle vostre spalle, il sole scaldare il vostro viso, e possa Dio tenervi nel palmo della sua mano. Prendetevi tempo per amare, perché questo è il privilegio che Dio vi dà. Prendetevi tempo per essere amabili, perché questo è il cammino della gioia. Prendetevi tempo per ridere, perché il sorriso è la musica dell'anima. Prendetevi tempo per amare Dio, le persone che avete accanto a voi con molta, molta tenerezza, perché la vita è troppo corta per essere egoisti. Pace a tutti voi, affaticati e oppressi, col cuore che non sogna perché nessuno veglia più. Parole nascoste sotto folti rami, promesse davanti a troppe, troppe porte chiuse. Pace a tutti voi dispersi tra le folle, coi pensieri che ti scusano, ti umiliano sempre più. Sguardi chiusi e danze servili, vivi i ritmi di altri e cadi ancor più giù. Torci
cuoci la tua paglia di grano in corda. Torci la tua paglia di grano in corda.